finalmente al Salone del Mobile. Oggi apre, io non potevo che essere qui e sono davvero molto emozionata perché è una sensazione che volevo condividere con voi e chiedervi se avete ovviamente partecipato, anche voi la provate. Il primo giorno di salone, quando arrivi, c'è la coda, c'è un sacco di gente, l'italiano non è l'unica lingua, anzi è una delle tante, ed è assolutamente pieno di persone che si sono riunite qua in un giorno, vabbè, due, tre, quattro, quelli che sono, ma da tutto il mondo per parlare di design, per presentare novità, insomma per condividere quella che è una passione comune. E a me dà tantissima energia questo momento, è molto stancante davvero, ma allo stesso tempo mi ricarica perché davvero c'è un'adrenalina, un'energia, tutta un'aria di novità che è fantastica. E so che siete venuti qui a vedere questo video per il design, quindi eccolo. Qua di fronte, che avete appena visto, sono finita da Missoni Home, che quest'anno presenta la sua collezione ispirata all'oroscopo con ideogrammi e stampe all'oroscopo cinese, naturalmente, su cuscini e tutti i loro tessuti. Preferiti, anzi sì, è un marchio francese, ma non è il mio marchio francese preferito, è uno dei miei marchi preferiti. Il mio grado di stanchezza è elevatissimo e si capisce da queste frasi geniali. Comunque, Grammatica Italiana a parte, è un marchio che vi consiglio sempre di passare a vedere perché è un marchio che fa cose di grande tendenza, diciamo. Hanno tavolini in marmo, nuovi tessuti in pelle e una collezione di Marcel Wonders davvero molto molto bella, che andrò a vedere poi anche in Brera, dove l'hanno tutta esposta. Ci siamo incontrate perché sostanzialmente stiamo andando dalla LIC tutte e due, e queste sono le cose belle del salone, no? Quando trovi le persone per caso e poi scopri che cercate la stessa cosa al banco informazioni, queste sciocchezze. E mi sta raccontando tutto perché lei è una blogger, ma è cinese. Poi vi racconto meglio che cosa mi racconta. Ciao! Ok, ora ho salutato Jessica, è stata una chiacchierata veramente interessante perché è stranissimo quando incontri una persona che non conosce il tuo mondo, no? E mi ha detto tipo, ma noi abbiamo Facebook, come se fosse una cosa, cioè, stranissima, ed è veramente affascinante perché mi parlava di social network che io non conosco e che non ci sono assolutamente in Italia. Però una cosa
che ci accomuna appunto è il design, un po' come quello che vi stavo raccontando stamattina, no? Un mondo emozionante tutto fatto di design da tutto il mondo. Siamo però arrivate assieme allo stand di Lalique, un brand francese di lusso, perché oggi incontriamo l'architetto Pierre-Yves Rochon, che si occupa di finiture di interni per Lalique e che è un famoso architetto di hôtellerie. Quindi lui realizza hotel in tutto il mondo e ne approfitto anche per farvi vedere un pochino di collezione nuova. Sappiatelo, se non siete amanti del lusso e dello sfarzo, Lalique non fa per voi. A me, personalmente, in piccole dosi non dispiace. I wanted to talk about, first of all, of the origins of signatures. What's the genesis behind this, and what are your influences? You know, when Lalique asked me to design this collection, the name we were decided would be Signature. And of course, the first, I tried to check all the creative life of René Lalique, because when the designer to design the collection, the inspiration should be the brand, and the brand was René Lalique in the 30s. So my first, the way to design a desk, you have many desks around the world. Why this desk is Lalique? It's not one more desk on the fair in Milano. Why? Because the star is a crystal, and the maker, the metal, mix with the laser. After that, so aspiration was that 30s. Oggi ho deciso di dedicarmi esclusivamente a Eurobagno e Eurocucine per avere una full immersion nel mondo delle vasche da bagno, rubinetteria e anche ovviamente piani cottura e novità per il settore degli accessori di cucina. Scelta a metà tra le colorazioni più chiare e le colorazioni più scure. In questo caso è
la Jungerius ha voluto giocare proprio su questa cosa e ha selezionato le più scure e le più chiare per farle diventare parte integrante delle collezioni. È partita da queste nuance, colore pastello, che sono poi state smaltate in modi differenti per poi andare a creare diverse collezioni, quindi black and white, colore, sono diciamo a due, una con la nuance più scura e una con la nuance più chiara. Ciao a tutti, oggi è il mio terzo giorno di Salone del Mobile, sì, ho detto tre, perché diciamo che di solito lo faccio sempre in due giorni, ma quest'anno ho deciso di tenermi un terzo giorno perché ogni volta che esco di qui dico cavolo, non ho visto quella cosa lì, quindi oggi sto vedendo tutte le cose che mi sono dimenticata o persa, insomma tutte le cose che ho visto in giro anche in questi giorni ho detto quello ne vale la pena. Io vi saluto, se vi è piaciuto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale per farlo crescere per avere altri video belli come questo e soprattutto il prossimo Salone del Mobile. Io ho cercato di fare un mix che fosse divertente, che rispecchiasse il mio stile e i miei gusti, ma soprattutto quello dei clienti che sto seguendo in questo periodo e che presuppongo possano anche aggiungersi in corsa nel prossimo futuro, quindi ho cercato di dare spazio un po' a tutti i generi, sia quello classico più di lusso, quello contemporaneo e moderno. Naturalmente ho incluso anche le richieste speciali che mi avete fatto sui social, soprattutto su Instagram e su Facebook, dove insomma so che siete tanti e che mi scrivete sempre con affetto. Questo affetto è molto ricambiato. Ne approfitto per dire che insomma domani ci sarà, voi, vabbè non domani ovviamente sarà già passato, ma ci sarà il primo incontro che faccio con 10 di voi, anzi 11, diciamo che è una cosa che mi rende molto felice e molto orgogliosa perché l'anno scorso di questi tempi il mio blog era letto da circa 3.000 persone e quest'anno invece siete 10.000, quindi uno su 1.000 lo incontrerò, diciamo così, e questo insomma non è perché siete numeri, anzi siete persone e proprio per questo cerco di rendere reali questi numeri cercando di conoscervi anche dal vivo il più possibile, insomma faccio quello che posso e scrivetemi sempre perché questa cosa mi rende davvero molto felice e mi aiuta anche a conoscervi e a sapere quello che vi piace e quindi ad andare in una precisa direzione per voi. Questo momento emozionante è finito, non vi ammorberò più e vi aspetto anche sui video del fuori salone, ma soprattutto sul video che riassume il mio tour con 10 di voi per farvi un'idea, magari lo rifarò. Ciao.